Veniamo al tema. Cosa prova a scoprire che questa volta ti ha perso? Cosa prova a scoprire che questa volta ti ha perso? Molto importante questo. Allora, se tu vuoi far sentire veramente la mancanza di una persona, ma far sentire la mancanza in profondità, quello che devi fare è fargli scoprire che questa volta ti ha perso davvero. Questa cosa qua può essere un'ottima alternativa, una variante del no contact, il contatto zero, e puoi mettere in atto con tutte le persone, narcisiste, non narcisiste, insomma. È molto importante mettere in atto questo tipo di strategia. Per far scoprire veramente a questa persona che ti ha persa, che oramai la corda si è strappata. E questo ti servirà intanto per recuperare autostima, che è un punto fondamentale, perché tu non puoi vivere bene se non recuperi autostima. Devi avere necessariamente autostima, devi avere necessariamente forza interiore. È l'unica cosa che veramente puoi fare se vuoi stare bene, fondamentalmente, stare bene con te stessa, con te stesso e con tutti quelli che ti circondano. Questo è molto importante. Come fare quindi a diciamo, a fargli provare, diciamo, a farlo scoprire che questa volta ti ha persa? Bene, è quello che devi fare purtroppo, è l'unica cosa, andare con altri, cioè iniziare a frequentare altre persone. Poi non è un no contact, nel senso che se lui ti telefona puoi anche rispondere, ai messaggi rispondi a cazzo quando ti pare, senza stare lì a fare le cose in modo affrettato, questo assolutamente no, però puoi farlo, diciamo, quando tu hai voglia. Alle telefonate anche lì ogni tanto rispondi, ogni tanto no. E se questo non ti cercasse, che fare? Niente, continua a farti la tua vita. Questo è fondamentale. Deve scoprire, e lo scoprirà, questo ovviamente vale se c'era prima stata una relazione, no? In cui tu hai comunque dato molto, perché spesso noi diamo molto di più di quanto riceviamo. Ci sono relazioni che funzionano a senso unico, cioè c'è una persona che dà e una persona che prende. Sono relazioni che purtroppo vanno avanti in questo modo. Ecco quindi che tu devi imparare a questa volta a somministrare veramente indifferenza, ma non soltanto indifferenza, proprio frequentare altre persone, far viverlo come un lavoro. Non è detto che ci devi andare a letto, eccetera, ma devi assolutamente, lui deve percepire che ci sono altri, ma non è che lo percepisce perché tu glielo dici, perché, come dire, chi si loda si imbroda. Questo è una cosa sbagliatissima, dire a una persona: guarda che ci sono altri che mi cercano, ci sono altri che mi vogliono, io sono molto ricercata, sono molto voluta. Se te lo dici da sola, lascerà un po' il tempo che trova. Quello che devi imparare a fare è, come possiamo dire, agire e quindi frequentare tranquillamente altre persone. Che cosa prova questa persona quando percepisce di averti perso? Prova un senso di vuoto, perché inesorabilmente gli esseri umani temono il cosiddetto ritorno al vuoto, no? Tornare al vuoto, alla vacuità iniziale della nostra vita, o anche quando eravamo isolati. Pensate, la nascita anche, sembra tutto semplice, però se noi ci mettiamo nella nostra mente, no? Un bambino diciamo da solo nel liquido amniotico, sì, collegato da un cordone ombelicale, però insomma non è così rose e fiori, insomma, tutto. Quindi dentro di noi ci sono dei turbamenti anche molto profondi. L'abbandono l'abbiamo sperimentato mille volte, no? La perdita, il senso della perdita soprattutto. Quindi questa volta devi imparare a somministrarlo, perché è veramente molto efficace. Gli genererai un ritorno al vuoto, cioè una sensazione di vuoto.
E questo cosa comporterà? Beh, l'essere umano non tollera assolutamente questa sensazione di vuoto. È un qualcosa che non viene tollerato, è come se fosse un rammarico, un dolore molto profondo, una solitudine molto profonda. Gli esseri umani cercano di rifuggirla. E quindi, siccome tu all'inizio eri la persona che gli dava, se vogliamo, una sensazione di presenza e che quindi non prendevi in considerazione, perché tieni presente questo, che quando una persona ti dà la sensazione di essere presente, e tu non la cercherai quella persona, la lascerai lì, ti vivrai la sensazione, sai che questa persona è innamorata, ma non te ne frega niente, cioè non ti interessa, non la prendi in considerazione. Invece quando la persona si manifesta, diciamo, sparisce e la sensazione che veramente l'hai persa, subentra questa sensazione di vuoto e quindi subentra l'esigenza di cercare la persona, di volerla, di fare delle cose, insomma. Ecco, questo è fondamentale, perché se tu riesci ad agire in questo modo, riuscirai praticamente a conquistare davvero la persona, riuscirai davvero a farla innamorare. Farli innamorare nel senso di produrre attaccamento, perché poi alla fine quello che produce attaccamento non è altro che attaccamento, però otterrai veramente dei grandi risultati, dei risultati che neanche la tua più fervida immaginazione può rendersi conto di quanto siano importanti, e riuscirai a conquistare, ma devi farlo però dal profondo del tuo cuore. Fare, perché poi tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, no? O per meglio dire, tra il dire e il fare c'è di mezzo il vincolo, ci sono di mezzo le condizioni che governano la nostra vita. Quindi noi dobbiamo imparare a essere liberi e vivere anche bene la solitudine, in modo tale da poterla somministrare agli altri, perché è evidente che se io somministro l'abbandono a qualcuno, lo stesso abbandono me lo vivo io, quindi dobbiamo aver prima superato la cosa. E attraverso la nostra capacità di gestire le emozioni, di darci emozioni, possiamo tranquillamente raggiungere questo obiettivo, di far veramente percepire quella persona di averti persa e di averci persi. E allora vedrai che la clessidra si ribalterà, la persona che non ti cercava inizierà a cercarti, la persona che non era interessata a te inizierà a diventare interessata a te. Sembra strano, ma le cose poi funzionano in questo modo. Bene, impegnati in questo. Per questo video è tutto. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok.